tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema a cura di Film Is Now. Al prossimo Festival di Cannes, che inizierà il 12 maggio, un solo titolo italiano in concorso, La nostra vita, firmato da Daniele Lucchetti, già autore di Mio fratello è figlio unico e Domani accadrà. A fare compagnia al regista romano ci sarà anche Sabina Guzzanti per la presentazione fuori concorso di Dracula, l'Italia che trema, documentario denuncia sui retroscene e scandali che hanno caratterizzato la discussa ricostruzione della città L'Aquila. Samuel L. Jackson è in fase di trattative per prendere parte al cast di una pellicola di produzione indipendente dal titolo Dead Games, diretto dal debuttante Jonah Loop. Il film narrerà le vicende di un ragazzo che viene rapito e costretto a combattere in una sorta di lotta tra gladiatori arbitrata da Jackson, nuovamente nei panni di un boss spietato. Al fianco dell'attore statunitense ci sarà un giovanissimo Kenan Lutz, reduce dall'ultimo episodio di Twilight Saga Eclipse. Dopo circa 15 anni, Martin Scorsese e Robert De Niro tornano a lavorare insieme nel film The Irishman. Tratto dal romanzo I Heard You Paint Houses, il film racconta la vita di Frank, l'irlandese Sheeran, killer della mafia che sosteneva di aver ucciso Jimmy Hoffa. In una recente intervista rilasciata a MTV, De Niro ha anticipato che Scorsese vorrebbe realizzare un film in due parti, o addirittura due film. La prima parte, classica, scritta da Steve Zaylan, la seconda firmata Eric Roth, basata sulle esperienze della coppia regista-attore nel genere gangster. E per oggi è tutto, vediamo insieme il trailer. Svegliati! Hai il compito in classe! Ugo Foscolo. Ma non doveva scrivere una canzone per te? Dice che la sta scrivendo. Ah. I can't believe I get so far of this life, I just can't get enough. Whoa, 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 oh. Puntuale! Cazzo, io fra mezz'ora al provino. Scusate. La selezione è chiusa, mi spiace. I Nice Noise non esistono non più. Non sei neanche riuscito a scrivere la canzone che mi avevi promesso. Ma te lo giuro, te la scrivo. Cosa darei per tornare indietro e ricominciare da capo questa giornata? Vorrei che mi aiutassi a scrivere una canzone. Non mi hai cagato per 5 anni, vedi di fare lo stesso per i prossimi 50. Oh. Il pezzo lo scriverai tu, io ti aiuterò solo a tirare fuori le emozioni. Sei un pezzo di merda! Emanuele Bosi, Michela Quattrociocche, Agnese Clessi. Una canzone per te. Al cinema.